Nonostante il pacchetto di simboli resi disponibile in AraWord sia sostanzioso e di conseguenza il nostro dizionario abbia una buona copertura, comunque potrei avere la necessità di crearne nuovi, soprattutto simboli personalizzati, quindi le fotografie di parenti, di amici, di animali domestici, eccetera. In questo video tutorial quindi andremo a vedere qual è la strada migliore, le modalità ottimali per inserire nel nostro database questi simboli. Allora, il simbolo in AraWord fisicamente è un'immagine con estensione JPEG o PNG. AraWord li tratta entrambi alla stessa maniera. Soprattutto il pacchetto di simboli standard ha una dimensione di 500x500 pixel. Se io dovessi introdurre altri simboli, il consiglio è di adeguarsi a questa dimensione. In questo modo anche visivamente saranno coerenti i simboli. Vediamo come possiamo creare due nuovi simboli legati a degli animali domestici. Per questo caso questi file sono delle immagini che arrivano da una macchina fotografica. Ovviamente i file generati dalla macchina fotografica hanno una dimensione molto alta e soprattutto una dimensione in pixel significativamente più alte, in questo caso 2848x2134, e questo è il cane Dora. Quindi, se io dovessi generare un simbolo da questa foto, dovrei in qualche modo processarla prima. Allora andiamo a processarla. Io sto utilizzando un editor di immagini GIMP, ovviamente vale qualunque altro programma di gestione delle immagini. Apro la mia fotografia del cane e come prima cosa cerco di eliminare tutta la parte, diciamo, non significativa. E soprattutto seleziono più che posso un quadro. Questo è il quadro che vorrei estrarre, copia, modifica, incolla come nuova immagine. Ecco, questa è l'immagine depurata dalla parte di sfondo non significativo. A questo punto vado su immagine e la scalo in modo tale da indurre almeno una dimensione a 500 pixel. La scalo e la posso vedere nella sua dimensione reale. A questo punto salviamo l'immagine. Salva come, la mettiamo nella nostra cartella e la chiamiamo in un modo particolare. Io la chiamerò radisse underscore Dora JPG. Ho anteposto al nome Dora, che è il nome del cane, un prefisso e l'ho chiamato radisse underscore. Il fatto di creare una sorta di prefisso ci può tornare molto utile successivamente nella fase di elaborazione poi di queste immagini, ma lo vedremo successivamente. A questo punto salvo l'immagine Dora. Chiudiamo, non salvare. E questa è la nostra immagine. Ne facciamo un'altra. Ecco,
Questa è l'immagine del gatto Grigina. Selezioniamo la parte significativa della nostra immagine. Modifica copia. Modifica incolla come nuova immagine. Gli diamo una dimensione di 500. E la salviamo come grigi JPEG. Ecco fatto. A questo punto siamo pronti per introdurre Dora e Grigina nel nostro database delle immagini. Strumenti. Gestione risorse, aggiungi immagine. Sistema ci chiede di selezionare la collocazione dell'immagine nel nostro computer. Questa è l'immagine Dora. Ok. All'immagine fisica d'ora associamo la parola d'ora la lingua ovviamente l'italiano, come tipologia possiamo dare nome comune. Salva le modifiche, aggiornamenti terminati correttamente. Aggiungiamo un'altra immagine. Scrivania, grigi, associamo la parola grigina, lingua italiano, nome comune, salvo le modifiche. Il mio cane si chiama Dora. Il mio gatto si chiama Grigina. È abbastanza evidente che se avessi utilizzato la fotografia intera, con diciamo tutta la parte dell'ambiente circostante, la figura dell'animale e del gatto sarebbe stata ancora più piccola. Ed è in qualche modo altrettanto evidente la necessità nel momento che volessi introdurre delle fotografie, di scegliere delle fotografie diciamo abbastanza chiare, con contorni delineati, poco confuse, perché la risoluzione grafica poi sul nostro ambiente operativo online ed anche sull'eventuale stampa potrebbe essere compromessa dal punto di vista della qualità. Ovviamente possiamo utilizzare delle strategie per migliorare la visibilità degli animali. Allora possiamo fare così, strumenti, preferenze generali, alziamo la dimensione del pixel, lo portiamo per esempio a 180. Usciamo dalla world, ok, il mio cane
cane si chiama Dora. Il mio gatto si chiama Grigina. Vediamo come possiamo passare alla modifica di un simbolo. Ad esempio, il gatto Grigina si chiama anche Grigi, quindi vorrei aggiungere la parola Grigi a questa immagine. Vado su strumenti, gestione risorse, non più aggiungi immagine ma modifica immagine. Posso cercare le mie immagini, posso cercarle per parola, quindi se io scrivo Grigina cerca, troverei l'immagine associata alla parola Grigina. Posso usare la wildcard, quindi scrivere grig asterisco, cioè cercami tutte le immagini associate a parole che cominciano per grig, oppure posso cercare per nome immagine, cioè per il nome fisico dell'immagine. In questo caso, ad esempio, ci torna utile il prefisso. Se io scrivessi tutte le immagini che cominciano con il prefisso che ho attribuito, qui cerca, ed ecco che ho visualizzato tutte le immagini che ho inserito io. Seleziono l'immagine corrispondente a Grigina. Modifica. Ecco, in questo momento il sistema mi sta dicendo che all'immagine selezionata corrisponde la parola grigina. Posso aggiungere grigi italiano, nombre comune, salvo le modifiche, aggiornamenti terminati. Regina, ma anche Grigi. Ecco fatto. Bene, adesso arriviamo all'ultimo passaggio. Cancelliamo un po' di simboli. Ok. Grigi Dora. Queste sono due immagini che ho inserito io. Se volessi trasferire queste due immagini su altri computer, su un altro computer o condividerlo con altri utilizzatori, avrei bisogno di selezionarla. Selezionarle, pacchettizzarle e consegnarle appunto. A mano che utilizzo l'applicazione, sicuramente andrò ad arricchire la dotazione con simboli personalizzati, immagini, fotografie, eccetera. E ovviamente mi potrà tornare utile o addirittura necessario poter raccogliere tutti i miei lavori, impacchettarli, condividerli con altre persone o più semplicemente trasferirli su un altro computer. Come posso fare? Qui torna utile il discorso del prefisso che avevamo utilizzato per denominare fisicamente il file. Allora, se io volessi esportare Grigi e Dora, sia dal punto di vista dell'immagine, sia dal punto di vista del dizionario, quindi creare un oggetto che sia importabile in un'altra applicazione di Era Word, posso fare nel seguente modo. Per prima cosa mi vado a creare una cartella. Questa cartella la chiamo
le mie immagini. Poi torno su Araword, strumenti, gestione risorse, esporta DB. La funzione esporta DB mi consente appunto di esportare un insieme, un sottoinsieme di simboli ricercabili per parola oppure per nome dell'immagine. Io lo cerco per nome immagine attribuendo il mio prefisso. Eccole qua. Esportazione, ricerca. Con questo comando vado a esportare le immagini selezionate, vado su scrivania, tutorial, e vado a indicare la cartella, le mie immagini come destinazione dell'esportazione. Ok, ecco fatto. Se io vado le mie immagini, troverò le immagini, i simboli e anche un file images.xml che è il file che mi contiene il dizionario, quindi la parola corrispondente, eccetera. Questo oggetto è un oggetto, questa cartella, assolutamente compatibile con l'importazione su Araword. Supponiamo che ora mi trovi su un altro computer, ho messo la cartella in una chiavetta, a questo punto gli do gestione risorse, importa DB. Seleziona, vado a indicare qual è la cartella che devo importare, le mie immagini, importa ed ho terminato l'importazione. Grigi, vediamo se... Ok. Il consiglio perciò è di utilizzare questa semplice tecnica. Mi invento un prefisso, meglio ancora se costituito da lettere o numeri, una sigla. Ogni qualvolta inserisco un'immagine, una fotografia in Araword, faccio precedere al nome fisico del file sempre lo stesso prefisso. In questo modo nel database vado a accumulare delle immagini aggregabili appunto con questo prefisso. Ogni qualvolta ho la necessità di estrarre tutti i miei lavori e di metterli in una cartella esterna per poi importarli su un altro computer, sarò necessario.